Se fai sport dovresti smettere di fumare, ma non per i motivi che sicuramente sappiamo, per un altro, perché oggi sarai una schiappa. 5 secondi e te lo spiego. Sport e fumo, un'attività controversa, devo dire, perché da un lato noi abbiamo sempre i suggerimenti corretti da parte dei medici che consigliano di non fumare, di smettere di fumare per vari motivi che porteranno poi a gravi patologie nel corso, diciamo, degli anni. Ma che succede invece nell'immediato? Quindi rientriamo nella fisiologia dell'esercizio, cerchiamo di capire se una persona che non si ritiene un grande fumatore, ma così un fumatore occasionale, però si fa una sigaretta ogni tanto. Allora, perché anche in questo caso sport e attività fisica non vanno bene? Intanto perché lo sport non fa smettere di fumare. Questa è una ricerca scientifica, anzi una review di riferimento, che ci dice proprio che lo sport non fa smettere di fumare e l'attività fisica a bassa intensità o moderata intensità non ha benefici nella cessazione del fumo. Qui c'è anche da dire che in questa review è ben specificato, molte volte l'attività fisica è fatta non con tanta motivazione, è fatta e seguita poi da non esperti o più delle volte in queste review sono stati segnalati degli studi dove le persone ammettevano di fare attività fisica a casa, quindi si faceva poco e male, a intensità sicuramente molto bassa. Ecco, quel tipo di attività non serve a nulla. Se si pensa di dire mi faccio una sigaretta, tanto poi mi faccio una corsetta e va bene così, no, assolutamente no. E adesso ti spiego perché, sempre riferimenti scientifici. Intanto entriamo nella fisiologia e quindi cerchiamo di capire un po' perché il fumo danneggia l'attività fisica e perché se fumate una sigaretta, poi per molte ore, ahimè, la vostra energia sarà veramente molto meno. Allora cerchiamo di capire, quando noi inspiriamo chiaramente aria, che è una quota di ossigeno, quella molecola di ossigeno entrerà nei polmoni, trachea, bronchi, bronchioli, alveoli. Quello lì è il momento dove c'è il passaggio dalla molecola di ossigeno dai polmoni al torrente ematico, quindi al sangue, che la molecola poi dovrà andare ai muscoli. Ma le cose con il fumo non sono così facili, perché che avviene? A livello alveolare, questo passaggio della molecola dall'alveolo al torrente ematico non è facilitato, ma deve essere aiutato da alcune altre proteine che, ahimè, con il monossido di carbonio, prodotto proprio dal fumo, richiedono ulteriore energia. Quindi, mentre prima, diciamo, sarebbe stato facile, in assenza di monossido di carbonio, con quest'altra molecola prodotta dal fumo si richiede ulteriore ATP, quindi stiamo utilizzando energia per far passare l'ossigeno al sangue. E uno dice, vabbè, tanto poi è finita. No, qui abbiamo un altro piccolo problema, e qui immaginiamo di avere una fila di taxi, però tutti fatti da smart, che hanno due posti, uno è guidatore, quindi ha solamente un posto disponibile. Allora, l'ossigeno nel sangue non gira liberamente, quindi non passa. Effetto diretta, stavo dicendo, non passa fino ai muscoli da solo, ma deve essere agganciato ad un'altra molecola che si chiama emoglobina. La fregatura qual è? Che purtroppo l'emoglobina, come quel taxi di prima, ha un posto, e questo posto lo può utilizzare sia l'ossigeno che il monossido di carbonio. Il problema è che il monossido di carbonio è molto più veloce, fino a 220 volte più veloce. Come dire, abbiamo una fila al taxi, lo stiamo aspettando, c'è sempre qualcuno che corre più veloce e ce lo porta via. Quindi, che succede nel nostro sangue? Beh, è una cosa semplicissima, abbiamo fino al 20% di ossigeno in meno, e chiaramente sarà energia ai muscoli in meno, fino al 20%, perché ci siamo fatti una sigaretta anche un'ora fa. Ma non è finita, perché ci sono ulteriori problematiche, perché ci sono delle altre risposte, ovvero degli aggiustamenti fisiologici che il nostro organismo fa. E che cosa fa? Beh, la prima cosa che fa il nostro organismo, dice, come, non abbiamo ossigeno? Bene, allora, siccome non si può aumentare la quantità di sangue per ogni pulsazione, perché questi sono adattamenti molto più importanti, semplicemente aumenta il battito cardiaco. Quindi noi abbiamo fumato un'ora fa, perfetto, noi abbiamo immediatamente una percentuale di ossigeno disponibile ai muscoli fino al 20% in meno, abbiamo un battito molto più alto.
uno dice vabbè smetto e corro fra 2 ore. No, perché questi effetti purtroppo non sono immediati, quella singola sigaretta produrrà questi effetti fisiologici di aggiustamento fino a 8 ore, quindi il battito, la quantità, il battito più alto e la quantità di ossigeno più bassa nel sangue dureranno fino a tante ore nel nostro corpo. E oltre a ritornare sulla parte scientifica che ci dice che il fumo quindi non si può combattere solamente con lo sport, ci può essere un'azione sinergica, ovvero attività fisica ma non a bassa intensità, perché abbiamo visto che tutti altri fattori che sono utili anche nell'aspetto della motivazione e quindi l'attivazione adrenergica di catecolamine, ahimè, arriva solamente quando c'è un'attività fisica più intensa. Quindi già in questi studi scientifici è visto che a bassa intensità, con poca motivazione, solo lo sport non serve a nulla. Se lo sport è fatto ad alta intensità, con più motivazione e continuato nel tempo, potrebbe essere utile nella cessazione del fumo, però non ci sono studi sufficienti che possono dimostrare che solo questo faccia diminuire la voglia anche di andare a fumare, quindi faccia smettere di fumare. Allora, nell'immediato smettete quanto più possibile, perché altrimenti sarete delle schiappe nello sport. Nel lungo termine, ahimè, smettete di fumare, accompagnate le vostre terapie anche dallo sport, più motivati, più concentrati, così non sarete delle schiappe e poi vivrete sicuramente anche molto meglio. Grazie alla Sport Science Academy anche per oggi, ci sentiamo domani con una nuova review di riferimento. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.